vita a un album, l'Italia che cantava e che canta. E canta. Ecco, questo è proprio come dire un messaggio, insomma, in quegli anni tutti cantavano ai balconi. È stata una cosa casuale, in verità noi avevamo scelto già questo nome in virtù di una raccolta di canzoni che è stata fatta negli Stati Uniti tra il 1911 e il 1923. E si trova alla Washington Library, una biblioteca mondiale dove sono stati raccolti i canti di tutti gli immigrati negli Stati Uniti. C'erano anche i nostri, naturalmente, voi sapete quanti ce ne sono arrivati dalle nostre zone, e tanti di loro avevano registrato durante quegli anni canzoni, della nostra tradizione popolare. E così come avevano fatto gli schiavi dell'Africa, i polacchi, i sovietici, i russi, ci sono canzoni e registrazioni da tutto il mondo. E naturalmente, per non essere troppo campanilisti, avevamo scelto di non cantare soltanto le cose le canzoni della nostra regione, della nostra città, ma all'interno dell'album c'erano anche dei brani veneti, un brano siciliano, un altro toscano. Per questa ragione poi avevamo intitolato l'album L'Italia che cantava e canta, perché noi poi l'avevamo rinverdita e continuavamo a cantare, specialmente in quel periodo quando eravamo tutti chiusi in casa. Ecco, quel periodo lì è stato molto proficuo per tantissimi artisti, che insomma tutti quelli sono passati da me in radio, hanno proprio raccontato che in quegli anni, in quell'anno, il 2020, insomma, la chiusura forzata li ha spinti a pensare, a scrivere, insomma, a creare. È stato così anche per voi? In verità non è che abbiamo fatto niente di nuovo in quegli anni, in quell'anno, però stavamo a distanza, poi sai, noi insomma, come hai visto, non siamo, diciamo, dei quindicenni, per cui quelle cose di montare, di fare i video, meno male che abbiamo Paolo, il chitarrista qua, Paolo Propoli, che è il più giovane del gruppo, e quindi lui ci coordinava e ci insegnava proprio parola per parola come dovevamo fare, come dovevamo muovere i telefoni, mettere insieme. Abbiamo fatto diverse cose, tutti diciamo a distanza, e due canzoni avevamo fatto registrando ognuno per conto proprio. Una era una versione bella particolare di Era de Maggio, e un'altra era una poesia di Fernando Pessoa che è stata musicata da Miguel Pacheco, e si chiama A una musica do povi. Avevo fatto una traduzione in napoletano e la canzone è diventata Musica e Argenta, che poi abbiamo eseguito tantissime volte nei nostri concerti. Ultima battuta e poi ti lascio, e intanto i prossimi vostri appuntamenti, insomma, so che siete sempre in tournée, calendario fittissimo. Adesso abbiamo un appuntamento fondamentale, anzi, non so, vi invito, è un Ci teniamo una veglia per il giorno del Venerdì Santo. Da diversi anni facciamo una sorta di appunto di veglia in parole musiche che si chiama Madri Dolorose. Cerchiamo di stare insieme, così insieme il dolore si condivide, diventa più piccolo e qualche volta diciamo più dolce da accogliere. E quindi alle 22 nella Basilica di San Paolo Maggiore, del Venerdì Santo, venerdì 29 marzo, dalle 22 fino a mezzanotte ci sarà questo concerto. Abbiamo anche invitato il gruppo degli Aria Nova, che tra poco ascolterete, e insieme a noi ci sarà questo concerto con testi di Alda Merini, del maestro De Simone, di Ivano Fossati, qualche brano scritto da noi. È una cosa molto particolare, molto intima, molto suggestiva, per cui se siete liberi quella sera, se già avete fatto in pastiera, avete fatto tutte cose, potete venire a Napoli, a Piazza San Gaetano, nella Basilica di San Paolo Maggiore, alle 22. E poi, vabbè, poi avremo concerti in estate, c'è una prima al Festival delle Ville Vesuviane di un progetto bello, però poi Insomma, tante cose, arriveranno, tante cose. Grazie Gianni Lamagna. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon paese mio bello, grazie. Tutti quanti, complimenti. Grazie, sono contento. Senti, prima intanto complimenti per l'appello che hai dato, insomma, sulla guerra in Palestina, perché partiamo dalla beneficenza, non dimentichiamo, insomma, i tanti bambini che sono sotto le bombe.
in questo momento. Ecco, leggevo la tua scheda artistica, mi ha colpito molto che hai cominciato 4 anni fa anche l'esperienza in radio. Come va? È ancora avanti? Sei rimasto scioccato? Continua? Com'è? No, 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 non è andata avanti, sono state, anzi, volutamente, nel senso, è qualcosa che è successo durante la pandemia in cui feci dei format che andavano in vari settori, tra cui la radio, ma il format era scritto in partenza di 4 puntate, quindi era volutamente uno spot. Mi piace molto che la radio è divertente, però faccio musicista, cioè mi piace. Tu fai il musicista, faccio lo speaker radiofonico, quindi vai, via, via, via. Grazie, grazie a Roberto Colella, davvero bravo, bravo, bravo. Devi mangiare, quindi dobbiamo andare nel confessionale e parliamo di cose. Intanto vogliamo fare dei ringraziamenti, tu fai parte anche dello staff, ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha insomma, concesso lo spazio. Ui, mettiamo un po' di ordine lì, maestro. La cosa bella, sai cos'è? Che tutti gli artisti che si sono esibiti sul palco hanno trovato il pieno appoggio degli artisti che si sono esibiti i capellini. Tutti cantano le canzoni di tutti, è una cosa bella, bellissima, è molto bello. Una famiglia. Quindi dobbiamo ringraziare, l'abbiamo detto, questa amministrazione comunale, il questore Grassi che purtroppo non è potuto essere qui con noi, il direttore del teatro Baratta che comunque insomma si è messo, ci ha dato veramente una grandissima mano. E prima ho detto che tra i tantissimi artisti con i quali hai collaborato c'è anche Mina. Infatti tu hai cantato qui. No, 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 io ho sempre ragione. No, Mina non è un artista. Non è... Ecco, me ne vado. Prima di entrare, allora ti dico perché tra i tanti brani hai scelto questi tre. Tu hai fatto la sorpresa, ho cambiato la scaletta. No, dicevi, Ma è troppo lungo. No, accorcia, accorcia. Raccontaci quando la signora Mina ti ha telefonato. Accorcia. Va bene così? No. Dai, perfetto, perfetto. E beh, che dire, è stata telefonata a 4 anni, io avevo mandato il brano 4 anni prima, quindi quasi cancellati, insomma, era scusato. Non andò in Mina in Celentano perché c'era già un altro brano in dialetto. E poi non ci sentimmo più, mi ha messo la segretaria una volta. Scusate, ogni tanto faccio questo falso dialetto, spero che non dia fastidio. E È una lingua. praticamente poi arrivò questa chiamata, stavo qua proprio a Piazza Vanvitelli con il mio amico Arnaldo Cortisi. E dovevamo andare a Napoli, arriva, quindi mi va l'applauso a Cortisi. No, ma a me era favore, non piaceva, visto, mi dava l'applauso a lui. Doveva ritirare una macchina per la voglia a Napoli, dovevamo andare a Napoli. Arriva questa chiamata, all'epoca i segnali telefonici insomma, non erano potenti come ora, ti dovevi fermare dove il telefono c'era molto segnale. Arriva questa chiamata e dice, sì, chi è? Sono Mina. E io risposi anche in modo offensivo, perché dice, ah, se ti stai cantando ancora, canti ancora. E pensavo intanto, siccome io facevo un sacco di scherzi, gli ti faccio contare e cominciai a pensare chi potesse essere dall'altro lato e persi anche un po' le prime sue parole, l'ho perso perché pensavo e dicevo io non voglio andare a uno che parla italiano proprio, infatti dice chissà cosa stanno facendo anche la sua e poi notai che ogni parola che dicevo lei io ti diceva proprio a crepapella una cosa esagerata ogni cosa, e io pensavo sempre che era uno scherzo poi disse il cognome. E già cominciai a escludere parecchi amici miei perché non sapevano. Poi arriva il titolo del brano e allora là chiaramente io mi tirai la lingua, ma lei giù, ma lei giù. E lei da Svizzera a Lugano dice, vabbè, riprenditi, ti chiamo fra 10 minuti. E tra 10 minuti proprio a Svizzera, quindi la Svizzera non è solo il cioccolato, è proprio l'orologio. Mio padre. E mi ha chiamato qua, allora io sono trasuto oggi qua dietro, da fuori c'era Faraldo, Casatura, non so se c'è ancora. Il segnale era a palla, e mi dice, visto che è vero, insomma, vabbè, mi hai fatto contare, questo è tutto. Mi invitarono a Lugano quando lei, insomma, doveva cantare il brano, dice, se mi serve una mano col dialetto, visto che tu parli il dialetto, mi viene a dare una mano, con piacere, sicuramente. E poi invece ero in tour con la compagnia, eravamo all'estero e non potetti andare. Quindi è rimasto solo il suo contatto telefonico che custodisco gelosamente, non lo dico mai a nessuno, mai. Non me lo chiedete, non lo dico. Ma se lo raccontate in radio giovedì, l'hai raccontato, vergognati. Non lo so, qual è stato? Boh, non lo so, va bene. Pasquale, grazie. Grazie a Pasquale Riccardi.
si offre per il Giacomo. Sei stato nominato. Adesso vai alla nomination. Quindi... Adesso sì, abbiamo sorteggiato prima. Prima è stato spontaneo. Allora, andiamo più avanti così devono, perché abbiamo l'ultima band che si deve esibire, insomma, che poi conosce molto bene, dopo la presentiamo. Allora, Giacomo, domanda seria, davvero. Tanto bravissimi complimenti. La cosa bella è l'importanza di raccontare le tradizioni proprio nostrane, insomma, voi Lago Caleno, insomma, veramente terra di lavoro, sono i canti che facevano i contadini quando andavano nei campi, giusto? E voi li diffondete non soltanto in Campania, ma in tutta Italia, anche all'estero. Sì, noi in effetti diciamo che tutti i canti che avete ascoltato stasera vengono tutti da questa campagna di registrazione che abbiamo effettuato insieme ad altri amici che non sono qui con noi stasera perché fanno altro, proprio a Pignataro, in particolare da questi contadini, che soprattutto contadine, devo dire la verità, forse il 90% che hanno cantato erano femmine, e quindi che cantavano in questa zona di Pignataro che va verso il comune di Grazzanise, che si chiama appunto Aria Nova, località Aria Nova, e per questo abbiamo dedicato il nome a questa zona di Pignataro. In effetti noi nasciamo non come data di nascita, ovviamente si vede, ma come gruppo nel 1975, e quindi come collettivo. Allora no, gli anni 70, che sono stati anni tosti, no? Diciamo dal punto di vista, c'erano praticamente, noi eravamo il collettivo Teatro Giovane, perché allora eravamo anche giovani, e quindi ci interessavamo soprattutto di teatro e di recupero di questi canti. E abbiamo portato avanti un po' questa tradizione di canti tradizionali di Pignataro. Ultimissima battuta al volo, riuscite a coinvolgere anche le nuove generazioni in questa vostra missione? Ma senti, io sì, perché ne abbiamo testimonianza, insomma, di almeno i più giovani, sia Giovanni Parillo che Roberto Celentano e poi gli altri, insomma, molto più giovani di noi, stiamo un poco passando il testimone, no? Mi pare giusto, come fatto proprio della tradizione, di passare, insomma, queste informazioni. La speranza appunto è di non perdere questa cultura che può essere, come dire, fagocitata da situazioni forse non volute, ma che comunque possono coinvolgere e quindi far spegnere tutto questo bel fuoco che è acceso e che è molto bello da portare avanti, la memoria, esatto. Grazie a Giacomo, grazie a Aria Nova. Dobbiamo spegnere le luci. Ci siamo dimenticati la cosa forse più importante. Dobbiamo richiamare, chi è? Siamo arrivati a questo grazie a un grosso lavoro fatto da un'associazione. Noi abbiamo la fortuna di avere l'unica ONG presente in Campania, una delle proche del sud Italia. Abbiamo la fortuna di avere la Macerata Campania e l'associazione Sant'Antuono e le Battuglie di Pastellessa. Questa sera qui c'è il presidente Alfonso Munno. Dovrebbe essere. Sì, c'è. Eccolo lì. E poi. Siamo in chiusura, dobbiamo ringraziare anche la barca di Teseo, del nostro Germano Giacenti. E poi dobbiamo chiudere. Vieni Germano, vieni. Grande Germano. Germano, anche tu, insomma, con i tuoi balli porti avanti la tradizione insomma, popolare, i canti dei contadini, insomma, vai avanti anche insieme ai pastellesti. Ci divertiamo. Infatti, è vero, bravissimi. La barca di Teseo, i pastellesti e il Sabato Gruppo. Rimani con noi, tu non te ne andare. Ciao, Germano, grazie. E allora, siamo davvero giunti alla fine. Richiamiamo sul palco Gianni e Manuel. Ho visto Gianni fare il piccolo bottalo, bravo, eh. Ti ho detto che è maceratese. Torniamo ad essere seri, dai, rientriamo nei panni istituzionali. Allora, ritorniamo, siamo in chiusura, vi siete divertiti? Tantissimo, allora approfitto appunto per ringraziare tutti gli artisti che si sono alternati sul palco e stasera hanno donato veramente la loro arte per noi, quindi un applauso grandissimo, io sono onorata per questo, come di tutta la Fondazione. Tu ti sei divertito, hai suonato, quindi hai suonato, cantato, di lusso è andato, benissimo. E allora, richiamiamo quindi tutti gli artisti, o meglio, una rappresentanza di tutti gli artisti che sono esibiti sul palco, e poi chiamiamola Antonella Affabile, perché adesso c'è l'ultimo momento, del nostro appunto, tutti gli artisti con noi sul palco o una rappresentanza di essa. Eccoci qua,
Antonella, grazie, c'è una c'è un qualcosa che dobbiamo fare giusto finale. Antonella, io abbraccio di mare, poi come voi sei padrona, e però se adesso cosa devo fare non lo so più, mi sono dimenticato cosa dobbiamo fare, lo so, c'è il, dobbiamo dare il premio ai ragazzi. Dove sono i premi? Emozionati. No, però ci vorrebbe una luce. Ci vorrebbe una luce per poterti dimenticare. No, chi è? C'è la luce, eccola qua. Aspetta. Non lo far vedere. Date una mano alla nostra Antonella. Eccola qua. Perfetto. Vai Antonella, cosa? Non guardo perché sono troppo emozionata. Questa sera questo teatro forse si è trasformato in un museo. Siete tutti delle opere d'arte bellissimi, perché siete venuti qua e perché grazie a Mario vi siete fatti tirare fuori il meglio che ci avete dentro. E questa è la cosa più importante che ho voluto rappresentare qua. In questa tela al contrario, dove l'opera non si vede, ma c'è qualcosa che la sostiene. E questi piccoli pensieri che ho realizzato per gli artisti rappresentano proprio questo cuore di oro fatto di cartapesta, che magari era morbido prima e poi con la cartapesta si è indurito e con l'oro si è impreziosito. E la cosa più importante è questa, è che andiamo alla sostanza, a quello che abbiamo dentro. E poi mi sono accorto che qualcuno ero io, e noi stasera questa cosa l'abbiamo realizzata. Noi siamo quel qualcuno, e Mario è qualcuno di noi e ha bisogno di noi sempre, anche con il 5 per 1000 magari che troverete lì sulla brochure. Cerchiamo di aiutarlo sempre in silenzio, noi e il nostro cuore. Perché qualcuno ero io. Grazie a tutti, grazie veramente. Dobbiamo dare? Vediamo agli artisti. Allora, in rappresentanza, Pastellesse Sound Group. Vediamo. Gianni, fai qualcosa, a parte usare la botte qua. Questo può diventare un bacio grandissimo se tutti collaboriamo. Eh certo. L'hai dato ai... Giovanni Lavagna. Al paese mio bello, e poi mancano soltanto tutti avete avuto, non vedo. Pasquino è scappato. Sì, Cardi l'ho avuto, tutti l'abbiamo avuto, perfetto. Allora, Luca Rossi, che è da Viale Beneduce. Da Viale Beneduce, non da Salerno, Viale Beneduce. Allora, abbiamo fatto tutto, ragazzi, grazie davvero per la vostra arte, davvero, davvero siete stati bravissimi, grazie a voi che ci avete aiutato in questo nostro sogno, grazie soprattutto però al direttore di palco, Antimo Amoroso, che ha messo in piedi tutto questo a Marlana. L'ultima parola a Manuela, vai. Allora, grazie a tutti per essere venuti, veramente per noi è un'emozione immensa vedere il teatro pieno in questa maniera. Vi chiediamo di continuare a seguire la nostra storia, il nostro percorso di genitori che hanno intrapreso questa battaglia, hanno deciso di trasformare il dolore in speranza, e la speranza c'è ed è nella ricerca scientifica. Questa causa è per Mario e per altri 34 bambini in tutto il mondo affetti da questa malattia, dalla sindrome CHOPS. Vi chiediamo di sostenerci e di seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo, Fondazione CHOPS. Ci trovate sia su Facebook e anche su Instagram. È il nostro sito internet, Fondazione CHOPS, fondazionechops.com, dove ci sono tutte le informazioni della nostra realtà. Anche Mario, Giovanni, Super Mario Story su Instagram. Grazie a voi per averci consentito questa bellissima serata, e non perdiamo la speranza, andiamo avanti, mai, 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 mai. Grazie ancora, buona serata a tutti, ciao!